Buongiorno, buona giornata, buona primavera. Oggi parliamo di trattorini Husqvarna. Trattorini denominati Raider. Perché Raider? Perché hanno la capacità di tagliare con il piatto frontale. Cosa significa? Vi faccio vedere. Chiedo scusa per la pancia, ma il lockdown non mi aiuta. Trattorino ha la capacità di ruotare praticamente su se stesso. Questo fa sì che con il piatto riusciamo a raggiungere qualunque angolo del nostro giardino o di un ambiente rustico che possiamo avere al millimetro. Infatti possiamo andare a fare il bordo di un'aiola sfiorandola, e l'operatore ha la possibilità di vedere con la massima precisione dove sta andando. Inoltre possiamo infilarci sotto una siepe, sotto a un albero, senza problemi. Il suo sistema di movimento è idrostatico, questo fa sì che abbiamo un pedale per avanzamento e un pedale per la retromarcia. Questa macchina monta diversi motori proprio in base all'esigenza che possiamo avere della metratura di taglio. Tranquillamente possiamo arrivare fino ai 10.000 metri quadri, non c'è nessunissimo problema. La sua funzionalità nasce dal fatto di praticità. La sterzata posteriore veramente fa la differenza rispetto a tutti i trattorini con il piatto ventrale. Vi accompagno un attimo in officina per vedere le sue caratteristiche principali. Eccoci qua, siamo nella nostra officina dove i nostri meccanici quotidianamente fanno manutenzione alle vostre macchine e riparano qualunque tipo e modello di prodotto che avete da giardino, che avete la necessità di sistemare o di revisionare. Perché vi ho portato qui? Per farvi vedere nelle sue particolarità questo Raider. Questo Raider ha la sua caratteristica principale nell'avere il motore dietro. Questa versione monta un bicilindrico da 16 cavalli dove che viene agganciato direttamente nella trasmissione. Questo fa sì che non abbiamo perdite di energia e di forza e la macchina riesce a lavorare perfettamente senza avere un consumo di cinghia che, oltre a portare via forza al motore, ha anche un'usura importante. Il piatto, che poi faremo una foto su una macchina in esposizione esterna, e ha tre lame, tre piccole lame di piccole dimensioni. Questo fa sì che la rumorosità è ridotta al minimo e questo brevetto chiamato Combi, prodotto svedese, un brevetto proprio svedese, ha la caratteristica proprio di polverizzare l'erba. Se noi, una volta tagliato, passiamo con la mano, proprio non riusciamo a raccogliere un ciuffetto d'erba, proprio per la sua funzionalità di triturazione dell'erba. Evitiamo così discarica, evitiamo così lo smaltimento del verde. Oltre a questo, possiamo staccare un piccolo deflettore dietro e fare anche un taglio in situazioni molto importanti. Se abbiamo delle aree molto rustiche, dove l'erba tende un po' a scappare, a crescere, a essere umida o altre cose, questo piatto ha la possibilità di tagliare anche in condizioni pessime e scaricare posteriormente l'erba tagliata. Non vi rubo più tempo, vi aspettiamo qui da noi per analizzare insieme tutte le caratteristiche di queste macchine. Vi aspettiamo, buona giornata!